Bene, Giuseppe, allora io penso che tu sia riuscito davvero con un grande sforzo, ma molto serenamente, a rispondere un po' a tutti gli input che intanto sono arrivati dalla chat e anche su alcuni post su Facebook. Allora, rimangono fuori due domande dirette molto specifiche che io ti leggo velocemente e che appunto hanno una risposta secca. Allora, Brighina chiede se si può tenere chiuso la domenica i festivi nonostante l'accordo nazionale ci obbliga all'apertura e Ferrone volevo sapere se uno sciopero ad oltranza è illegale. Guarda, non esiste lo sciopero a oltranza, esiste lo sciopero. Lo sciopero è un diritto che viene dato ai cittadini. Alcune categorie, lo sciopero lo hanno regolamentato perché poi uno può essere d'accordo o meno, ma l'idea di fondo è stata che la libertà di un lavoratore di fare sciopero non deve mettere in discussione la libertà di un altro lavoratore di andare a lavorare. Questo, io la dico volgarmente così, ma il senso più o meno era questo, per cui lo sciopero è un diritto di tutti, va regolamentato in alcune categorie, molte categorie sono autoregolamentate per quello che riguarda lo sciopero, noi facciamo parte delle attività commerciali. Quando parlano non di sciopero ma di serrata, parlano di sciopero di serrata, ma noi fino a quando non saremo riconosciuti un servizio pubblico, non ci possono obbligare ad aprire. Allora, l'unico problema, l'unico dubbio può essere sull'informazione sui quotidiani. Se l'intera piazza rimane senza l'informazione dei quotidiani, qualche problema potrebbe anche esserci. Ciò non toglie che noi, se hanno qualcosa da dire, e quando, per esempio, noi abbiamo programmato una prima attività di sciopero, il prefetto di Roma ci ha chiamato per chiederci di sospenderlo perché si sarebbe impegnato, ci avrebbe fatto incontrare il governo in quel periodo. Ricordo a tutti quei fenomeni che dicono che lo sciopero andava fatto lo stesso, che noi da lì abbiamo avviato un confronto con i politici, con il Parlamento, con i governi, con i sottosegretari, che si è portata a una legge che comunque un po' di armi nelle mani ce le ha messe, grazie a quella rinuncia che abbiamo fatto. Però vabbè, questo fa parte di un altro tema, di un altro mondo. Ciò non toglie che il diritto allo sciopero è un diritto che abbiamo anche noi e che lo utilizzeremo come lo abbiamo utilizzato anche recentemente, lo utilizzeremo per portare a casa dei risultati. Il problema dello sciopero a oltranza è che se noi dichiariamo uno sciopero a oltranza lo fanno in 12, perché la gente ha bisogno anche di incassare dei soldi perché deve pagare il suolo pubblico, deve pagare le tasse, deve pagare il mangiare, deve pagare la scuola ai figli. E noi di questo dobbiamo tenerne conto. Non possiamo fare, perché per un sindacalista dire noi adesso stiamo chiusi finché non firmiamo il contratto è la cosa più facile del mondo, ma un sindacalista che fa un'affermazione di questo genere è uno che va preso e buttato dentro un bidone della spazzatura perché sta facendo un male alla categoria. Noi abbiamo diritto di fare sciopero, lo abbiamo fatto e lo faremo. In merito all'altra questione che invece tu dicevi, Sì, che non mi ricordo più qual la era. liberalizzazione degli orari. Possiamo tenere chiuso la domenica e i festivi nonostante l'accordo nazionale ci obbliga all'apertura? Allora, io ho detto in una delle trasmissioni che ero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto perché il 4 ottobre, quando la Camera ha approvato la legge, c'è stato un ordine del giorno fatto da un parlamentare, credo di sinistra italiana, che diceva: io conosco un edicolante in un comunino, comunello della provincia, che c'è solo lui. Non ci sono altre edicole e lui in questo momento, per una serie di ragioni, è obbligato ad aprire tutti i giorni. E lui è evidente che si riferiva all'accordo nazionale, il parlamentare. E ha chiesto al Parlamento di votare un ordine del giorno da consegnare al governo che ne tenesse conto nella stesura dei decreti attuativi, che desse la possibilità a quell'edicolante di poter chiudere anche lui e avere anche lui le sue giornate di riposo e di ferie. In quell'occasione il sottosegretario presente lì ha detto che non era molto convinto di poter accettare quella formulazione per come l'aveva fatta il parlamentare. Il relatore alla Camera, Roberto Rampi, dopo l'intervento dell'analista Pannarale, ha capito che era un elemento
È importante anche questo perché il relatore Rampi ha avuto molti dialoghi con noi, quindi conosce bene la categoria. Ha chiesto di sospendere il lavoro della Camera, cosa che mi ha inorgoglito perché hanno sospeso i lavori della Camera per permettere a Rampi di fare un ordine del giorno che raccogliesse quel tipo di esigenza che il parlamentare poneva e che fosse votato unitariamente e quindi che non ci fosse una spaccatura su questa vicenda. La Camera ha sospeso i lavori, Rampi ha presentato un ordine del giorno che di fatto dice al governo: tieni conto che quello lì è uno che ha diritto ad avere il suo riposo, quindi fai qualcosa perché gli consenti di chiudere anche lui. Il Parlamento ha approvato quasi all'unanimità, tranne qualche voto contrario, ma più di principio, anzi non più di principio e non contro la nostra categoria, e quindi esiste questo ordine del giorno che è stato consegnato. Allora, a parte il fatto che noi come Sinergia abbiamo sempre detto che chiunque vuol chiudere la domenica può farlo, la legge prevede, nella parte però decreti che il governo deve emanare, stiamo aspettando che sono in fase di scrittura, prevede la liberalizzazione degli orari, ma liberalizzazione degli orari non vuol mica dire solo che tutti stanno sempre aperti, vuole anche dire che ognuno può chiudere quando vuole. E questa è una delle cose, compresi quelli della provincia, che hanno diritto a chiudere anche loro, e questa è una delle cose che andremo a dire agli amici della Federazione Editori. Noi abbiamo una legge che ci obbliga a liberalizzare gli orari e non è colpa nostra, l'hanno voluto i parlamentari, quindi ogni edicola sarà libera di fare ciò che vuole, a meno che tu non vuoi mettere dei soldi sul tavolo, e allora a quel punto noi possiamo parlare, non delle 12 ore al giorno che è un'idiozia, ma noi a quel punto possiamo parlare di una regola in modo tale da non lasciare sprovviste le città, da fare un modo che gli edicolanti che vogliono chiudere durante la settimana lo facciano, ma magari non tutti lo stesso giorno, perché così evitiamo di dare disservizi. Però tutto questo ha un valore? Sì, ha un valore. Allora tu, Federazione Editore, se vuoi che l'edicolante sia in questo ambito a disposizione nel stabilire i turni con i colleghi, chiudere chi lunedì, chi il martedì, chi la domenica, cioè tutto questo ha un costo economico. Tu metti i soldi sul tavolo, noi siamo disponibili a discutere. Poi ovviamente con la categoria andremo a parlare se accetta questo tipo di situazione, ma di questo si tratta. Quindi sul diritto, appena escono i decreti attuativi dove parla della liberalizzazione degli orari, questo, la risposta è sì. Bene, allora chiudiamo qui questo collegamento. Come avete sentito, torneremo sui temi più importanti, anche perché si va preparando una stagione davvero impegnativa dal punto di vista del confronto sia con gli editori e, lo voglio dire, sia anche con il mondo politico istituzionale, perché vabbè, a parte i decreti attuativi, ma abbiamo parlato ieri in radio qui, si preparerà la stagione del confronto con i comuni, l'occupazione del suolo pubblico. Ieri abbiamo sentito Aldo Esposito e quanto sta preparando a Napoli, quindi anche su questo bisognerà articolare un confronto. Giuseppe, io ti ringrazio, purtroppo abbiamo i minuti contati, devo fare il collegamento con Marco Stoppa e poi la piattaforma ci taglia i collegamenti. Ti ringrazio tanto e ci risentiamo presto, quindi. D'accordo, buona giornata a tutti, ciao Fabio. Ciao, ciao, grazie. Ciao.